Il pastore belga è una delle razze di cani più popolari oggi. Tuttavia, parliamo di un cane estremamente intelligente e attivo, quindi non è indicato per ogni tipo di famiglia. Sebbene la varietà più popolare sia il Malinois, ci sono altri tipi di cani da pastore belga, che vale la pena conoscere. In questo video di Animalpedia ve li mostriamo tutti e risolveremo i dubbi più comuni. Da non perdere! Originaria del Belgio, questa razza fu sviluppata tra il 1891 e il 1897 per adempiere alle funzioni di sorveglianza al pascolo. Tuttavia, le sue molteplici qualità arrivarono a rendere popolare questa razza. Oggi si distingue per intelligenza, resistenza fisica e olfatto eccellente. Ne esistono 4 varietà, di cui ti parleremo qui di seguito, ma prima non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Il pastore belga Groenendael in molte occasioni viene chiamato semplicemente pastore belga. È conosciuto per il suo corpo muscoloso ed elegante. Vanta un mantello a doppio strato, denso e meno folto sulle zampe e più sulla coda e intorno al collo. Questa varietà è di color nero profondo e brillante. Il Tervuren si distingue per il suo aspetto muscoloso e un po' altezzoso. Il mantello è liscio, folto e lungo intorno a testa e coda, mentre è corto sul dorso e sulle estremità. Il Tervuren ha una specie di maschera nera intorno agli occhi, che è messa in evidenza dal fondo rossiccio marrone del resto del suo pelo. Tra i tipi di pastore belga, il pastore belga Malinois è forse quello che più si allontana dalle caratteristiche degli altri. Una delle differenze più evidenti è il manto corto e il pelo denso che avvolge la testa. Anche il Malinois possiede una specie di maschera, ben disegnata intorno agli occhi e al muso, cui linee nere giungono sino alle orecchie appuntite. Il mantello dell'Akenois potrebbe venire classificato come disordinato ed è infatti una delle sue caratteristiche principali. Il pelo semilungo è irsuto, duro e persino un po' arricciato sulle guance. Non ha una maschera definita, anche se in alcuni esemplari si nota una combinazione di color carbone che risalta sul resto del pelo rossiccio giallo. Cos'altro si può dire di questa razza? I maschi raggiungono i 62 cm al garrese e tra i 25 e i 30 kg, mentre le femmine raggiungono i 58 cm e pesano tra i 20 e i 25 kg. Hanno una grande vitalità, intelligenza e istinto, caratteristiche che li hanno resi amati in tutto il mondo, ma che come conseguenza sono avvenuti anche molti abbandoni. Se stai pensando di adottare un pastore belga, informati e mettiti in contatto con le associazioni che gestiscono la loro adozione. In alcuni casi, specialmente quando parliamo di famiglie inesperte, sarà essenziale rivolgersi a un addestratore o a un educatore canino. Allora, qual è la tua varietà preferita? Faccelo sapere nei commenti! Ah, e se ti è piaciuto il video e vuoi saperne di più sul mondo animale, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!